Ciao a tutti, sono Nicolò, il cuoco della cucina di Nicco. Benvenuti nella mia cucina. Inizio col tagliare il mio guanciale a striscioline molto spesse. Questo è molto importante perché nella cottura poi rilascerà lentamente il grasso che lo andrà a rosolare. Senza filo di olio, padella non troppo alta, andiamo a rosolare in maniera uniforme il nostro guanciale. Nella ricetta non è prevista né la cipolla e né l'aglio, infatti ho voluto proprio seguire la ricetta originale. Una volta quindi che il nostro guanciale sarà ben rosolato, aggiungiamo i pelati che abbiamo schiacciato con l'aiuto di una forchetta, quindi non la dobbiamo frullare ma semplicemente frantumare con la forchetta. A questo punto vado ad aggiungere pochissima acqua e vado a cuocere il tutto per almeno 15-20 minuti. Dovrà addensare bene il tutto. Aggiungiamo un pizzico di sale, un pizzico di pepe e nel frattempo vado a cuocere i miei bucatini. L'acqua deve essere leggermente salata perché abbiamo dei sapori molto concentrati. Abbiamo sia il guanciale, abbiamo il pecorino romano, quindi dobbiamo regolarci bene con la dose di sale. Una volta che i bucatini saranno al dente, questo è molto importante perché rilascerà lentamente l'amido che mi permetterà di legare bene il sugo, vado ad aggiungere pochissima acqua di cottura che contiene già molto amido e vado a saltare bene il tutto. Il vantaggio del bucatino è appunto che è una pasta molto porosa, una pasta quindi che si lega molto bene a questo sugo. Possiamo usare gli spaghetti, possiamo usare anche una pasta corta, però io in questo caso ho voluto puntare sul bucatino. È il momento adesso di mantecare con il pecorino romano, quindi fiamma spenta, andiamo ad aggiungere poco pecorino romano e continuiamo a mescolare il tutto. Creerà con l'amido una cremosità davvero incredibile. Sopra l'ho decorato con una chips di guanciale ed ecco a voi i bucatini alla matriciana, al mio modo.